Ciao, benvenuti su SecondAir.it, ci troviamo al Mobile World Congress di Barcellona dove è stato presentato Idol 4, successore di Idol 3, ovviamente della casa Alcatel One Touch, che già lo scorso anno aveva realizzato un prodotto molto interessante, insomma un medio di gamma, che veramente era eccezionale sotto tutti i punti di vista, nel senso che era molto stabile e davvero aveva un buon sound e comunque era davvero un prodotto assolutamente consigliabile per chi vuole, insomma, stare in una fascia di prezzo media. Andiamo subito a vedere com'è Idol 4, come si comporta e quali sono le migliorie rispetto allo scorso anno. Ed eccoci qua con Idol 4, dispositivo che monta Snapdragon 617 octa-core, 3 GB di RAM ed una memoria da 16 GB che può essere poi espansa con micro SD. 3 GB di RAM perché questo prodotto si può interfacciare con la realtà virtuale con l'apposito accessorio. Abbiamo poi un display da 5 pollici. Come potete vedere si comporta davvero molto bene, il display non fa assolutamente vedere i pixel, comunque di ottima qualità, e devo dire che come lo scorso anno continua sempre a piacermi. Le classiche, insomma, caratteristiche degli Idol appunto sono sempre state quelle di poter capovolgere lo smartphone e continuare ad utilizzarlo senza alcun tipo di problema. Questo accadeva con Idol 3, diciamo, nella parte anteriore del dispositivo, anche grazie alla presenza dei due speaker sia sopra che sotto, ma quest'anno si può utilizzarlo anche dal retro, appunto perché abbiamo degli speaker che sono stati introdotti anche posteriormente, sia sopra che sotto. Si tratta di una funzione che, diciamo, dovrebbe aiutarci ad utilizzare il dispositivo, insomma, in qualunque situazione, appena si toglie dalla tasca, appena lo si prende in mano, senza alcun tipo di problema, per rispondere alle chiamate e quant'altro. Già che siamo sul retro, vediamo che c'è un doppio flash LED a doppia tonalità ed una fotocamera da 16 megapixel con una focale f2.0. Nella parte anteriore invece abbiamo la fotocamera interna da 8 megapixel. È presente anche il tag NFC che quindi consente a questo smartphone di potersi interfacciare facilmente con anche altri dispositivi, sia per lo scambio dati che comunque per le varie configurazioni. Internamente abbiamo un software che viene leggermente rivisitato sotto il punto di vista, diciamo, delle icone, ma resta pressoché lo stesso di Android stock. Abbiamo infatti il sistema operativo Android nella sua ultima versione 6.0.1 Marshmallow, come potete vedere direttamente da quest'icona. Facendo una rapida carrellata del prodotto, abbiamo nella parte inferiore, sul lato inferiore, il microfono con la porta micro USB, mentre sul lato destro abbiamo un bottone che ha delle funzioni particolari che consente, insomma, di migliorare l'aspetto fotografico e anche l'aspetto relativo al gaming a seconda appunto di quando viene premuto, in quale circostanza viene premuto. Poi abbiamo un bilanciere del volume nella parte anteriore, poi c'è il microfono principale con il jack da 3,5 per le cuffie. Sul lato invece sinistro c'è il tasto di accensione e spegnimento del dispositivo e poi tutto il resto è completamente liscio. Sia la parte posteriore che quella anteriore sono in vetro e questo fornisce grande eleganza a questo dispositivo. Se acquistate poi questo smartphone lo ritroverete in una confezione molto particolare, ossia un visore per la realtà virtuale che vi consentirà di utilizzarlo quindi per l'ambito gaming e, insomma, per l'attività multimediale. Per questa anteprima è tutto, se avete qualunque tipo di domanda su questo dispositivo lasciatela nei commenti qui sotto oppure anche su Facebook o Twitter. Io vi ricordo di seguirci ovviamente sempre qui al Mobile World Congress di Barcellona su questo canale, ma soprattutto anche sul nostro nuovo canale Telegram che trovate in descrizione, in modo tale da restare sempre aggiornati proprio in diretta su quello che facciamo, sui nuovi dispositivi che proviamo e sugli eventi a cui partecipiamo. Ciao!